Diciamo che la maggior parte delle persone o non sa che cosa significa, non l'ha mai sentita prima, oppure hanno una concezione un po' diversa di quello che è la sessualità. La maggior parte delle persone pensa che asessualità significhi non voler far sesso, che è una definizione che a me non mi rappresenta minimamente. E spesso e volentieri la ritengono un'etichetta di troppo, per così dire, nel senso che non la ritengono come realmente esistente. La sessualità è l'orientamento sessuale delle persone che non provano attrazione sessuale verso alcun genere, oppure che lo provano ma soltanto in condizioni specifiche o molto raramente. In qualche modo è come se sempre l'avessi sempre saputo. Io ho scoperto l'esistenza della sessualità tramite un'amica che ha fatto coming out con me dicendo di essere asessuale. Sul momento diciamo che ho preso questa informazione, le ho detto ok, va bene, le ho chiesto la definizione e poi mi sono portata questo termine a casa e ho passato la notte a cercare approfondimenti su che cosa significasse asessualità. Un po' per volta diciamo che ho trovato sempre più adatto il termine per descrivermi e per descrivere quello che io provo, o meglio, quello che io non provo nei confronti delle persone. È stato molto naturale. È come trovare finalmente quella parola che è sempre stata da qualche parte nella tua mente e non sei mai riuscita a capire come pronunciarla, come dirla. Diciamo che la persona asessuale può avere relazioni di coppia, può avere relazioni di coppia romantiche, può anche avere relazioni sessuali in realtà, può avere chiaramente anche relazioni che non sono di coppia ma che sono aperte o poliamorose. Diciamo che lo vedevo come una specie di obbligo, nel senso che vedevo il sesso come una cosa che bisognava fare all'interno della coppia, per forza, e poi che bisognava fare in un determinato modo, no? Invece, capendo di essere asessuale, sono riuscita a separare le cose che mi piacciono da quelle che non mi piacciono e a capire quali invece stavo facendo perché mi sentivo obbligata a farle. Sesso in generale è come veramente dire andiamo al cinema, dipende da cosa andiamo a vedere, da che cosa vogliamo fare, che cosa mi genera il concetto di sesso. Io sono non binary, nel senso che non mi riconosco nel binario uomo-donna, ma sono anche agender perché non mi riconosco non solo nel binario, ma nemmeno in altre definizioni di genere. I miei pronomi sono fe-fer, they-them, chiaramente in inglese, in italiano uso il femminile e il maschile intercambiandoli tendenzialmente. Preferisco quando si usano entrambi anche all'interno della stessa frase o dello stesso discorso. I neopronomi sono pronomi nuovi, creati da zero, appositamente per le persone non binary o che comunque ne hanno bisogno e che non si riconoscono nei pronomi, diciamo, standard, per così dire. Per me è femminile una cosa che appartiene ad una persona che si ritiene come tale. Sei femminile perché tu ti riconosci come femminile, no? Ho una partner che ha la barba, ma lei si riconosce come femminile, per me quella barba è femminile. Ogni piccolo elemento può essere femminile in base a chi lo indossa. Diciamo che la maggior parte delle persone o non sa che cosa significa, non l'ha mai sentita prima, oppure hanno una concezione un po' diversa di quello che è la sessualità. La maggior parte delle persone pensa che asessualità significhi non voler far sesso, che è una definizione che a me non mi rappresenta minimamente. E spesso e volentieri la ritengono un'etichetta di troppo, per così dire, nel senso che non la ritengono come realmente esistente. Il fatto è che le persone danno per scontato che l'attrazione sessuale sia insita nella natura umana e che quindi sia impossibile che le persone non provino attrazione sessuale. Chiaramente è possibile non provare attrazione sessuale, così come lo stesso fatto di provare attrazione sessuale è uno spettro. Ci sono persone che provano attrazione sessuale molto più frequentemente rispetto ad altre e quindi chiaramente si può passare dal non provarne affatto al provarne solo in determinate circostanze, al poterne provare più spesso o verso più persone, verso più generi, eccetera, eccetera. Chi sa che io sono asessuale è possibile ed è probabile che farà commenti che sono afobici e discriminatori nei miei confronti, però di fatto certi commenti come vedrai che troverai la persona giusta non sono commenti piacevoli, sono afobici e discriminanti nei nostri confronti, perché il punto non è trovare la persona giusta. Oltre al fatto che io di persone giuste ne ho trovate e anche tante.